Buonasera a tutti, bentornati sul canale di Riccardo di Ti Fiamma Juventus. Oggi volevo, l'avete visto sulla copertina, che oggi si parla dell'ex presidente della Juventus Agnelli. Oggi la Federazione Gioco Calcio ha reso noto per quale motivo è stata ridotta la pena per quanto riguarda la manovra stipendi. E mi sembrava giusto anche, diciamo, affrontare con voi un argomento abbastanza importante, quello che attualmente è stata la sua penalizzazione, diciamo, la sua, diciamo, estromissione per quanto riguarda i ruoli nella dirigenza juventina. E la Federazione Gioco Calcio ha motivato per il semplice motivo che durante la pandemia c'è un contrasto particolare, nel senso che comunque è stato ridotto dai 16 ai 10 mesi di iniezione, dalla multa di 60 ai 40 mila euro che sono bricioline. Quindi già da un lato mi fa capire effettivamente che la cosa, ok, ci sta, può aver anche sbagliato. Però la cosa che voglio farvi capire è che attualmente Andrea Agnelli avrà sbagliato quanto volete, ci mancherebbe, però questi dati che vengono dati forniti, la motivazione per quanto è stato, diciamo, inibito per un tot di mesi per il calcio italiano, fa riguardo per quanto riguarda il periodo della pandemia. Ma io mi chiedo, Agnelli ha sbagliato, ok, perfetto. Ma nel periodo della pandemia, tante squadre, purtroppo, non avendo avuto introiti per quanto riguarda il discorso entrate per lo stadio, tante cose, era un periodo veramente molto brutto. Ma casualmente viene colpita la Juventus, ma non perché io sono tifoso Juventus, ma io mi chiedo effettivamente, ma se non credo che sia solamente stato Andrea Agnelli, presidente Juventus, a gestire questo tipo di soluzioni che magari potevano essere magari anche sbagliate, ma potremmo magari gestire anche un bilancio anche negativo, quindi conseguenza. E mi chiedo, solamente Agnelli, questo che mi dà fastidio. La Federazione Gioco Calcio non ha mai risposto alle domande, ma le altre squadre, nel momento in cui c'era questo famoso periodo della pandemia veramente particolare, ma gli altri presidenti cosa hanno fatto per poter stare in piedi, non avendo anche loro difficoltà diciamo, di pubblico, di tutto quello che era, diciamo, di contorno, quindi conseguenza ogni squadra ha dovuto gestire un pochettino questo periodo. Mi chiedo, dove sono gli altri presidenti? Nessuno ha mai controllato questa cosa qua, è solamente questo. E vi chiedo a voi in questo video, che dura pochissimo, volevo chiedere anche a voi se ci sono qualcosa che magari ho sbagliato io o che magari sono stupido io, ma mi chiedo effettivamente, ma esiste veramente una realtà per tutti i presidenti che hanno vissuto questo periodo? Fatemi sapere, noi ci ragioniamo, mi raccomando. Mettetevi un like, condividete e poi vedete un po' voi cosa volete fare, cosa volete commentare, perché questa situazione qua è veramente, da parte mia come tifoso juventino, abbastanza assurda. Fatemi sapere fino alla fine. Forza Juve!